Ciao, raccogli il guanto che ti sto per lanciare e impara 16 nuove espressioni idiomatiche in italiano che si formano con il lessico dell'abbigliamento, in modo che tutti possano dirti tanto di cappello e senza tirare la cinghia, perché è gratis. Ciao e grazie per essere di nuovo in classe con me. Se avete già seguito la prima lezione di questo corso completamente gratuito, se invece siete capitati qui per caso, allora siete i benvenuti a questo corso completamente gratuito di bestitalianclassics.com e dei suoi canali social dedicato al lessico idiomatico dell'abbigliamento. Se vi siete persi la prima lezione sulle camicie e le scarpe, la trovate qui oppure nella descrizione del video. Ma in realtà non c'è un ordine cronologico preciso con cui seguire questo corso. L'importante è sapere che è un corso che vi insegna veramente a mettere in pratica le espressioni, non solo a vederle per la prima volta, perché accedendo a bestitalianclassics.com potrete scaricare i PDF delle slide che usiamo in classe, come quella che vedete in questo momento e che vedrete in questa lezione, e soprattutto fare subito dei test che vi permetteranno di memorizzare veramente le espressioni che avete appena sentito nella video lezione. Tutto gratis! Oggi abbiamo 16 espressioni da affrontare che costruiremo con diverse parole. Parleremo di guanti, cappello, cappotto, pantaloni, sottana, ma anche di parole come cinghia e mutande. Quindi direi che andiamo subito in classe. Se avete già seguito la prima lezione, sapete che partiamo sempre da un esempio e da un piccolo quiz sul possibile significato di quell'espressione. E oggi iniziamo con l'espressione trattare coi guanti. Esempio, i miei studenti meritano di essere trattati con i guanti. Trattare con i guanti significa trattare qualcuno con estrema gentilezza. Trattare qualcuno sapendo che non capisce niente di quello che diciamo. Trattare qualcuno mantenendo un rapporto professionale. Trattare qualcuno con i guanti significa trattare qualcuno con estrema gentilezza, facendolo sentire importante. Trattare qualcuno con i guanti. Andiamo avanti, ma parliamo sempre di guanti. E vediamo il prossimo esempio. Ti getto il guanto, impara a usare tutte le espressioni idiomatiche italiane. Gettare il guanto significa augurare una disgrazia a qualcuno, lanciare una sfida, far lavorare gli altri al proprio posto. Gettare il guanto significa sfidare qualcuno, lanciare una sfida a qualcuno, che tra l'altro è anche un'ottima collocazione da imparare. Una sfida si lancia. Perché si dice così? Perché in passato un cavaliere per sfidare un altro cavaliere gli gettava il guanto. Quindi per accettare la sfida, che cosa si faceva? Vediamo il prossimo esempio. Voglio raccogliere il guanto che mi hai lanciato e imparare a ballare la salsa prima dell'estate. Penso che abbiate già capito da soli che raccogliere il guanto significa quindi accettare una sfida. Gettare, a volte anche lanciare il guanto o accettare il guanto, dove guanto è un sinonimo di sfida. Andiamo avanti, ma continuiamo ad usare i guanti. Queste scarpe mi calzano come un guanto. Attenzione, cosa vuol dire calzare? Calzare è il verbo che descrive il modo in cui
una cosa che abbiamo appena indossato ci sta addosso, calzare. Quindi calzare come un guanto si dice di qualcosa che è troppo stretto, ha un prezzo troppo alto, è della taglia perfetta e quindi è comodissimo. Se diciamo che qualcosa ci calza come un guanto, significa che è della taglia perfetta e che quindi risulta essere comodissimo. Calzare come un guanto. Come un guanto di solito aderisce perfettamente alla nostra mano in modo da rendere comodo qualsiasi movimento, un indumento. Possono essere le scarpe, un paio di pantaloni o qualsiasi altra cosa che ci calza come un guanto, ci sta proprio bene. Andiamo avanti e arriviamo al cappello con l'espressione tanto di cappello. Tanto di cappello per la tua pronuncia in italiano. Chi di voi parla francese probabilmente riesce ad arrivare da solo al significato di questa espressione. Tanto di cappello si usa per far notare a qualcuno un suo difetto, ma con molta gentilezza, dare dei consigli a qualcuno oppure fare dei complimenti a qualcuno. Tanto di cappello è un'espressione che in italiano usiamo per esprimere dei complimenti. Tanto di cappello significa che ci stiamo complimentando con qualcuno. È la traduzione dell'espressione francese chapeau. Forse può confondervi un po' il tanto di. Ecco, nella vostra mente lo potete tradurre come un addirittura il cappello. Perché? Perché si fa riferimento a quel gesto molto elegante che pochi ormai fanno ancora di togliersi il cappello per salutare in segno di grande rispetto. Andiamo avanti. Ha appeso il cappello al chiodo. Appendere il cappello al chiodo significa trovare un lavoro fisso, sistemarsi. Stabilirsi grazie a un ottimo matrimonio. Tornare a vivere dai propri genitori. Appendere il cappello al chiodo. Nella prima lezione abbiamo visto la stessa espressione, ma con le scarpe. Ecco, non ha lo stesso significato e sicuramente tra le due espressioni è molto più usata appendere le scarpe al chiodo, ma esiste anche appendere il cappello al chiodo. Che significa sistemarsi, stabilirsi in un luogo e più in particolare sistemarsi sposando una donna benestante. Appendere il cappello al chiodo. Andiamo avanti. E qui vediamo un altro significato della parola cappello. Ha fatto un bel discorso con un bellissimo cappello. Cosa significa qui? Cappello. È un'introduzione, una premessa. È un modo di fare estremamente elegante, oppure è la conclusione. Il cappello di un discorso, di un testo scritto è l'introduzione, la premessa di un discorso o appunto di qualcosa di scritto. Il cappello, quindi in base al contesto, fare un cappello può voler dire fare un'introduzione. Ci sono tanti sinonimi di cappello, uno di questi è cuffia, che è il cappello più aderente e c'è un'espressione molto usata in italiano che è per il rotto della cuffia. Qui vi ho fatto un esempio che è ho passato l'esame per il rotto della cuffia. Che cosa significa secondo voi? Facciamo le solite ipotesi. Risolvere un problema, ma non nel migliore dei modi. Risolvere un problema nel migliore dei modi. Essere raccomandati da qualcuno.
Per il rotto della cuffia significa cavarsela, che è un verbo pronominale, quindi salvarsi da una situazione difficile con difficoltà o comunque non nel migliore dei modi. Diciamo riuscire a fare qualcosa un po' all'ultimo minuto oppure non esprimendo molta bravura per il rotto della cuffia. In questo esempio significa che la persona che ha passato l'esame non è stata così brava e ha rischiato di essere bocciata. Se non conoscete l'espressione cavarsela, ha lo stesso significato, è un verbo pronominale che si forma nella forma riflessiva e sempre con la presenza del pronome la. E vi ricordo che su bestitalianclasses.com trovate anche un corso interamente dedicato ai verbi pronominali che sembrano difficili, ma in realtà si possono imparare senza troppe difficoltà, anche perché sono usatissimi dagli italiani. Continuiamo e cambiamo indumento. Perché passiamo al cappotto. Alla partita di ieri abbiamo fatto cappotto. Che cosa abbiamo fatto? Fare cappotto significa perdere senza segnare neanche un punto, pareggiare, vincere senza far segnare agli avversari neanche un punto. Fare cappotto significa vincere una gara o una competizione senza permettere agli avversari di segnare punti. Potremmo dire anche stravincere, cioè vincere alla grande. Si dice fare cappotto quando si vince e il nostro avversario non segna nemmeno un punto. Bella collocazione, segnare un punto. Andiamo avanti. E passiamo ai pantaloni. Sono sempre le donne a portare i pantaloni in questa casa. Che cosa fanno le donne? Sono il capofamiglia. Rimangono tutto il giorno a casa senza uscire o non hanno un lavoro. Portare i pantaloni si dice per indicare il capofamiglia, la persona responsabile di una casa e di una famiglia, indifferentemente dal sesso. Andiamo avanti e usiamo un accessorio dei pantaloni, che è la cintura, che però ha un sinonimo, che forse non conoscete, che è cinghia, cioè un'espressione in italiano che è stringere la cinghia. Vediamo l'esempio. Questo mese dobbiamo stringere la cinghia. Che cosa significa? Significa che dobbiamo fare dei sacrifici economici e diminuire le spese essenziali, che dobbiamo fare la dieta, che dobbiamo riuscire a ottenere un obiettivo che ci eravamo prefissati. Stringere la cinghia. Stringere la cinghia, ahimè, significa fare dei sacrifici economici e diminuire le spese essenziali. Perché? Perché quando non c'erano in passato tante risorse economiche, bisognava rinunciare anche a un po' di cibo, quindi si dimagriva e il primo segnale di una carenza di risorse economiche era il fatto che bisognava stringere la cintura, quindi la cinghia, perché si era perso peso. Stringere la cinghia, fare dei sacrifici economici. Andiamo avanti e passiamo alle sottane. Molto spesso i miei studenti non riconoscono la parola sottana, è un sinonimo di gonna. Vediamo questo esempio. Da giovane correva sempre dietro alle sottane. Che cosa significa? Nascondersi sempre, essere molto timidi, chiedere sempre soldi in prestito ai propri genitori,
apprezzare in modo particolare le donne e corteggiarne molte. Correre dietro alle sottane significa apprezzare in modo particolare le donne e corteggiarne molte. Ma c'è un'altra espressione che possiamo costruire con la parola sottana. Ho avuto un fidanzato che era sempre attaccato alla sottana della mamma. Indizio, è un fenomeno molto italiano. Cosa significa essere molto maleducati? Essere mammoni e attaccati alla mamma. Cercare la qualità della propria madre in tutte le donne. Essere attaccato alla sottana della mamma significa essere mammoni, cioè attaccati alla figura materna in un modo che è esagerato. Lo possiamo dire di un bambino che è sempre attaccato alla sottana della mamma, ma purtroppo a volte lo possiamo dire anche di qualcuno che è un po' cresciuto. Andiamo avanti, dimentichiamoci di questa espressione e passiamo alle mutande. Dopo aver arredato tutta casa, siamo rimasti in mutande. Che cosa significa? Rimanere in mutande vuol dire farsi un bagno in piscina, rimanere senza soldi, non trovare mai i propri oggetti personali, perdere sempre tutto. Rimanere in mutande vuol dire rimanere senza soldi, perdere tutto. Sono rimasto in mutande, cioè ho finito tutti i soldi. A meno che non significhi letteralmente che sono rimasto in mutande. E c'è un'ultima parola che fa parte del lessico dell'abbigliamento che vi voglio insegnare oggi e con cui formiamo diverse espressioni, che è la parola brache. Che cosa sono le brache? Vedete che ho lasciato la figura delle mutande perché più o meno possiamo paragonarle alle mutande, erano una via di mezzo tra le mutande e un paio di pantaloni larghi che portavano gli uomini in passato e che adesso non esistono più, ma si usa ancora il termine brache, a volte per indicare i pantaloni in maniera un po' scherzosa. Oppure nelle espressioni che adesso andiamo a vedere. I suoi discorsi mi fanno cascare le brache. Che significa? Far cascare le brache significa suscitare una grande ammirazione, far sudare molto, scoraggiare, non infondere nessuna fiducia. Far cascare le brache significa scoraggiare, non infondere nessuna fiducia. A volte, può essere anche un sinonimo di annoiare molto. Far cascare le brache è quella sensazione di quando siamo molto sorpresi negativamente dal comportamento di qualcuno e quindi perdiamo la fiducia. Mi ha fatto cascare le brache. Andiamo avanti. Hanno calato le brache senza nessuna pretesa. Che cosa hanno fatto? Calare le brache significa arrendersi, cedere senza nessuna dignità, prestare dei soldi, confidare i propri segreti, di solito aziendali o professionali, a qualcuno. Calare le brache significa arrendersi. Cedere a qualcuno o a qualcosa senza dimostrare nessuna dignità. L'ultima espressione di questa lezione è un verbo. Vediamo l'esempio. Non vedo l'ora di andare in ferie e sbracarmi al sole. È il verbo sbracarsi. Che cosa significa? Spogliarsi. Avere il segno dell'abbronzatura sul fondo schiena, rilassarsi e tralasciare ogni comportamento formale.
Sbracarsi, che quindi letteralmente significa togliersi le brache, significa rilassarsi, tralasciare ogni formalità, sbracarsi. Bene, questa seconda video lezione finisce qui, ma voi potete accedere in maniera completamente gratuita a bestitalianclassics.com, dove trovate i test e anche il PDF che potete scaricare che io ho utilizzato durante questa lezione, così sarà vostro per sempre. Io vi aspetto nella terza lezione, quindi per voi è importantissimo attivare la campanellina del canale YouTube se mi state guardando sul canale YouTube. Ci sono anche tutti gli altri social di bestitalianclassics.com per migliorare il vostro lessico italiano. Io vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video. Buono studio, ciao ciao!